Gentili telespettatori, da Andrea Di Pre, ben trovati. Mi trovo a Vignola, Modena, provincia di Modena, vicinissimi a Modena. Esistono tanti bravi, più o meno bravi esecutori, tanti artefici di quadri o di opere decorative che possono anche incontrare il gusto di alcune persone, ma quando si parla di arte, quando si parla di travaglio della libertà, quando si parla di simbolismo esistenziale, quando si parla di esternare un sentimento, una difficoltà, un incidente, una violazione, una malattia, una felicità, ebbene, quando sono questi aspetti siamo di fronte a ciò che si può definire arte, ovvero qualità. Ed è l'arte, questo tipo di arte, che poi rimane nella storia dell'arte. Non rimarrà mai un quadro decorativo dell'arte, soltanto gli artisti eversivi, sommamente liberi, anche contraddittori, solo questi rimangono nella storia dell'arte. Era così Michelangelo, per esempio, apparentemente figurativo, ma era un grande provocatore, era diverso, era un gigantista. E così nei giorni moderni, in un'epoca come la nostra, sempre più nevrotica, travagliata, dove non ci sono più dei punti di riferimento precisi, l'artista è colui che riesce a non diciamo, frapporre condizionamenti, sopraffazioni, soprattutto ideologiche, nell'atto creativo. Si distingue per unicità, per potenza medianica, per rapidità di impatto con cui sbatte i suoi colori sulle sue tavole, sulle sue tele, un artista di Vignola, legatissimo alla sua cittadina, legatissimo. Ma si distingue proprio perché riesce a comunicare dei palpi, delle emozioni che sono realmente internazionali. Per me è un'autentica rivelazione, sono sicuro lo sarà per voi, soprattutto per chi cerca opere veramente straordinarie. Con me c'è l'artista Roberto Puto. Roberto, intanto è un piacere Ciao. essere qui nel tuo atelier, nelle tue stanze dell'arte dove vivi. Tu sei un artista che anzi, sente un'urgenza, una necessità di creare ovunque. Allora, prima di vedere alcuni dei tuoi quadri, qua già vedete comunque la tua quadreria di opere, venite qui a Vignola a conoscerlo e a frequentarlo, capirete chi è realmente. Roberto, ti chiedo brevemente di tracciare un consuntivo di eventi nella tua storia. Cioè, brevemente, da dove sei nato ad oggi, alcuni momenti chiave. Sono nato qui a Vignola. Sono orgoglioso di essere nato a Vignola perché ora non nascono più di 10 anni i bambini qui a Vignola, quindi mi sento molto raro. Ci tengo tanto al mio paese, ci sono degli angoli che sono miei e di nessun altro. La mia storia è stata un po' un tormento, fin da subito degli sbalzi, dei salti d'umore, delle cose così, fino a poi attingere le cose che tu vedi qui intorno, perché non mi definisco un pittore, anzi è una costrizione secondo me. Il giorno che mi sentirò pittore avrò smesso di dipingere. Infatti tu usi il verbo di tingere proprio, giusto? Tingere, sì. Artista che adora lo smalto, artista che odia l'olio, per dire, perché l'olio lo vede come morto, giusto? Sì, Come... odio i pennelli, non esiste, i pennelli vanno bene a pulirsi i denti, secondo me. E uso spatole, forchette, quello che mi capita sotto mano, delle impronte di scarpe, robe così. Certo, di grande impatto e rapidità. Quindi, e sei in tutto, c'è un talento tuo, un dono, insomma, un modo tuo di comunicare, non sei completamente al di fuori di logiche obbligatorie, di obblighi, di studio, cioè la tua è un'arte veramente che nasce, che sgorga da un universo intrepido che è dentro di te e che viene poi riportato, diciamo, formalizzato sulle tue tavole. Roberto Puzo è anche, diciamo, l'unico, possiamo dire, possiede questo brevetto, se vogliamo, c'è cioè questo marchio suo, di creare, di rappresentare su delle tavole, su dei supporti che poi non sono mai regolari, ma creano questo perimetro irregolare e quindi, insomma, storicamente ti va dato, bisogna darti atto che è soltanto tua questa creazione Che tra l'altro mi e hanno già quindi, ecco copiato che... nel mio paese, si sono già ingegnati su questo. Ecco,
pur che è una cosa da poco. Ecco, adesso chissà quanti altri lo ripeteranno, ma sappiate che il primo a farlo, e come taglio di fontana sei tu, e quindi insomma siete solo degli imitatori di un qualcosa che è unico e che lo possiamo dire anche televisivamente, pubblicamente, tu hai creato nel tuo modo di esprimerti. Allora Roberto, tanto dico subito che il pubblico ha la possibilità di telefonarti al numero di sovraimpressione, quindi fatelo tranquillamente, vedete anche che personalità artistica incontrerete, conoscerete, e vediamo di dare degli esempi, brevemente, delle folgorazioni artistiche con i tuoi colori, con i tuoi simbolismi, a chi ci guarda in questo momento. Allora, Roberto, hai scelto tu alcuni quadri, li vediamo. Ora li possiamo prendere insieme. Ecco, adesso guardate queste forme, prendo queste forme anche sconvolte, se vogliamo, allucinate, ma potentemente vere. Ecco. Sì, questo è una sorta di autoritratto. Quando l'ho dipinto mi sentivo molto smarrito. L'ho intitolato Lo smarrimento dell'individuo, e infatti ci sono varie personalità, varie cose. È una cosa che ho sentito un po' così. E per me tengo a dire che non lo so, io non riesco a pensarle mentre le dipingo, le butto lì e ci penso poi dopo, a volte anche mesi dopo, le capisco, diciamo così, le cose che faccio mesi dopo che le ho fatte. È un po' come se agisca l'inconscio, mi analizzo un po' così. Certo, c'è quasi un automatismo tu nel crearle, è un meccanismo, queste forme. Sono quasi fotografie della psiche, dell'anima e della presenza, sono opere apparentemente uniche. Notate però la sapienza incredibile con cui mescola questi colori, con cui stende questi smalti e va a creare delle opere fortemente eversive, io direi libere. Notate, come dicevo prima, queste superfici, queste tavole, che l'artista ha creato e che lo rendono anche apparentemente moderno e contemporaneo. Bene, continuiamo pure, allora Roberto, velocemente con diversi quadri per capire i brividi, le escursioni interiori, l'imprevedibilità di Roberto Puro. Guardate questo paesaggio sconvolto, forme scheletrite, reticolati. Sì, sono un po' catastrofico, ce l'ho un po' con l'edilizia che mi ha rovinato tutti i luoghi dell'infanzia, mi ha costruito degli aborti sopra i miei campi dove andavo a giocare, e allora io ho la presunzione di prevedere il futuro, che si spacca tutto, che si incrina tutto, il cielo sarà pieno di smog, possiamo dire così, una schifezza, una cosa del genere. E poi c'è la particolarità di questi pannelli che poi che sono un per esigenza è un po' una droga per me, a volte non riesco a fermarmi. Lo prendo così per il riflesso, certo. Ho bisogno anche di tingerli di dietro. Certo. Sì, per te è un'urgenza, c'è un angelo o un demone che ti chiama, ecco, che ti... Però capite dove nasce una vera... Guardate che la potenza delle sue opere, non la trovate, cioè è inutile. Quando vedete certe opere alla Mathieu, certo, ma si parla di cose finte, costruite, non è l'artista vero che ha un corpo a corpo costante con le sue creature. Guardate questa immagine, per esempio. Anche qui, guardate i segni neri, la diagnostica, le radiografie dell'anima. In me il nero è un colore più dei colori stessi del giallo, c'è chi li definisce il nero e il bianco degli ausiliari, per me il nero è il colore più puro che c'è, più che il rosso, più che il resto, infatti lo si vede in quasi tutte le mie opere. Esatto. Questo nero che può anche essere un punto, un ponte verso una dimensione depressiva, buia, triste, ma fa parte dell'artista che riuscire a creare. E insomma, non cercate in Roberto Puzo opere accomodanti, non cercate in Roberto Puzo opere di comodo. E guardate che anche uno dei motivi, possiamo dirlo anche tranquillamente, per cui io sono qui oggi, è perché Roberto ha colto in me anche una sorta di rabbia e di intolleranza verso la mafia dell'arte, verso questi aspetti, ecco. E quindi anche una totale indifferenza, cioè, ecco, e tu lo dimostri. Quando io parlo di artisti liberi, mi riferisco agli artisti che, come nel tuo caso, reagiscono con forza, ecco, proprio sono non curanti di scorciatoie o di calcoli. Questa è la tua bravura, ed effettivamente che sono veramente, sto guardando un po' intorno, sono opere incredibili. Continuiamo Roberto, perché con te il tempo vola, in un istante.
e invece le tue opere catturano in un flash immobile definitivo a tempelle folgoranti. Ecco, cerchiamo sempre quelle, per esempio anche queste, che vedete queste forme. Poi sei un artista internazionale, cioè... Diciamo che dipingo di rabbia, nel senso che ho un sacco dell'ira sempre colmo io dentro di me, manca sempre, basta sempre una piccola goccia e perdo un attimo la cognizione. È un elettroshock qua. E violento questi pannelli, queste superfici in questo modo. Ecco, più che energia, infatti, io parlerei di violenza. È una vendetta, è anche una vendetta, è una sfida, una vendetta alla pittura stessa. Io non mi sento pittore, come ho già detto, ho bisogno di violentarmi. Sei un artista è così. Non... Combiniamo ancora Roberto, tanto sapete quanto amo cogliere il reality show dell'arte. Il... Guardate, anche questo è straordinario. Comunque, senti... guarda l'impatto che dai. Io spero veramente, Roberto, che ti stia osservando qualcuno che possa provare qualcosa di... Guardate le collicce, anche questi paesaggi, le colline, le forme, le allusioni, le ambiguità, la potenza, la massa. Guardate i sei verdi. Sì, a me piace lasciare intendere all'immaginazione dell'ascoltatore, non tanto all'occhio. Io con i miei dipinti ci parlo, ci penso, quindi li ascolto più che guardarli, forse perché ce li ho sempre lì e non mi basta più vederli, è una cosa un po' così. Roberto, continuiamo ancora, vediamo un attimo, avete visto quindi le forme sconvolte, le antinomie, le continuità, anche questo, guardate che potenza, che poi sono esatte, c'è una forma superiore, ma... Le puoi fare soltanto tu, questo è il fatto, quindi... Nel mio paese non vengono capite, perché nel mio paese piacciono molto i fiori, le banane, il castello di Vignola, come sfonda questi fiori, tipo questo è un uomo che rantola per terra, l'ho fatto vedere a varia gente, e ci vedono solo delle macchie sporche, una cosa un po' così. Lo so, ma questo... E io un giorno mi vendicherò vendendogli a tantissimi euro. Ma guarda, Roberto, che il pubblico che ti segue qui è un pubblico che sa cosa vuol dire collezionare, hanno capito che in te c'è la storia dell'arte. E io vi ho detto che era fatale che proprio poi arrivassi anche in ambienti come questo. Roberto, ancora un'opera. Vediamo quella lì in fondo, sul fondo viola, anche che mi piaceva molto. Anche questa? Ecco questa qui, perché vedete come. Guardate anche il bianco, il viola, il nero che non manca mai, il grigio, l'esistenza. Sì, c'è da dire che sono tutti conoscenti, miei amici, che non riesco a dipingerli. Vengono fuori da solo e, come dicevo prima, li riconosco mesi e mesi dopo. E c'è la delusione che poi quando chiamo questi conoscenti, questo sei tu, non si riconoscono. Però mi basta sentirlo io e vederlo io dentro di me. Mi piace molto il marrone, il viola e la gestualità di questi segni. La gestualità, esatto. Ovvero termina qui questo nostro primo incontro. Allora, è straordinario l'energia, la potenza che si ha nel frequentare lo studio e le opere di questo artefice contemporaneo, di questo artista contemporaneo che tinge, chiama la pittura, chiama l'arte, proprio come strumento per comunicare. La violenza, l'impatto, la rapidità, la velocità per, diciamo, sostanziare la sua statua che resisterà alla schiavitù del tempo. Complimenti a Roberto Buzzo, ci ritroveremo anche in altre occasioni e grazie a voi, gentili telespettatori. Ciao a tutti, ciao. Grazie. Ciao.